Ciao a tutti amici ascoltatori e bentrovati. Oggi siamo qui per un nuovo appuntamento di Smeraldo's Got Talent in compagnia di un bravissimo cantautore, Francesco Cioffi. Ciao! Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora, come è iniziata la tua passione per la musica? Ma guarda, la mia passione per la musica è iniziata dai primi anni della mia vita, possiamo dire proprio i primi 2 o 3 anni, perché mia mamma mi regalava i dischi, mi regalava i cantatori che le piacevano, che ne so, Renato Zero, o anche gruppi come Pooh, e invece mio papà i cantautori un po' più, diciamo più, che adesso preferisco di più, come Ivano Fossati, o Venditti, insomma, da subito mi hanno già buttato nella musica i miei genitori, ecco, Quindi grazie sin da loro. piccolino. Parlaci del tuo ultimo disco. Sì, il mio ultimo disco si chiama Identico ed è un disco di una band, non è mio personale, io scrivo le canzoni, poi facciamo tutto insieme, arrangiamo, lavoriamo i pezzi. Io scrivo testo e musica e poi siamo in cinque a lavorarci. Siamo cinque musicisti, chitarra, batteria, tastiera e basso. Come nasce la scelta di scrivere canzoni liturgiche? Ah, beh, quella non è una scelta, cioè diciamo è nata come un'occasione di lavoro per me. Sicuramente c'è dietro anche una fede, quindi sicuramente sono cose che non nascono dal nulla, no? Però ecco, una volta mi sono chiesto di comporre qualcosa per la liturgia, nella fattispecie dalle edizioni Pauline. E quindi ho cominciato così per mestiere, ma anche un po' per passione, e poi ho continuato perché mi sono stati chiesti questi lavori. E fino all'ultimo lavoro, che si chiama L'Uomo dei Miracoli, che è una cosa che ho prodotto da solo, e attraverso un crowdfunding, è andato molto bene. Così, ecco. È una passione l'unità delle cose di lavoro, ecco. Il brano a cui sei maggiormente legato. Il brano a cui sono maggiormente legato si chiama Come fa il vento? Ed è una ballata che si trova nel disco di Madison, che è appunto la band di cui ti parlavo prima. È una canzone che ho scritto in un momento particolare e triste della mia vita, che forse è quella che mi è venuta meglio di tutte, perché quando tu scrivi in quei momenti un po' tristi, no? Fai un po' il punto della situazione, un punto di come è la tua vita in quel momento, ti vengono fuori le cose migliori, questo. È una canzone che parla della speranza, si chiama Come fa il vento. Ma da cosa trae ispirazione per i tuoi testi? Allora, praticamente scrivo dopo che mi succedono delle cose, quindi qualsiasi cosa mi capiti in una giornata, se è degna di nota, me la scrivo, me la appunto e poi ci scrivo una frase su e intorno un pensiero che condensa un po' quello che mi è successo e poi ci scrivo su una canzone, quindi nascono dalle esperienze di vita, quello che faccio nella vita di tutti i giorni, ecco, solo che c'è dove mi capitano delle cose speciali Quindi e le metto nascono dal quotidiano, si può dire. sì. Invece, qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso i tuoi brani? Piacerebbe che si cogliesse un'attenzione a vivere un mondo migliore, insomma, un mondo che sia bello per tutti, che non ci siano disuguaglianze e diversità. Ecco, questo mi piacerebbe che passasse dalle mie canzoni, che poi A ora le cerco proposito di vivere. proprio di uguaglianza e pace, diciamo, cos'è per te l'amore? Allora, mi è capitato una volta di ascoltare una persona che parlava dell'amore come se fosse un fare piuttosto che un sentire, un agire, no? Stavolta noi parliamo dell'amore come un sentimento, invece io per la prima volta ho sentito parlare dell'amore come un atto, una scelta, no? E quindi per me l'amore è una scelta di dignità.
come una strada da seguire, da percorrere, in sono andata senza voltarsi indietro. Ecco, come quando tu hai un fiore sul balcone e lo devi innaffiare ogni giorno, cioè non ti basta guardarlo e dire quanto è bello, perché se poi non gli dai l'acqua non muore, no, ma mi piace questa visione dell'amore, che poi è quello che ho deciso di sposare, no? Hai detto una cosa veramente bellissima, ma tu personalmente preferisci amare o essere amato? Beh, io preferisco essere amato, mi piace molto di più. Ma Però secondo me un po' tutti. Alla fine. Sì, vero, verissimo. Raccontaci invece i progetti futuri di Francesco. Allora, i miei progetti. Ho appena terminato di scrivere un disco a quattro mani con una mia amica, che si chiama Nika, la saluto. E il progetto è quello di, appunto, andare in studio e registrare questo disco, si chiamerà Volume 16, perché è una storia di compromessi, come quando sei in macchina e uno tira sul volume e l'altro lo tira giù perché magari la musica è troppo alta, allora si trova il compromesso di mettere il volume a 16, questo è più o meno quello che nella mia macchina è accettabile. E allora ci veniva in mente di usare proprio questo titolo, perché proprio le canzoni sono scritte a quattro mani, quindi sono tutte frutto di alcuni compromessi. Certe volte tu scrivi una frase che all'altro non piace, o l'altro dice una cosa che a te non piace, e insomma bisogna venirsi incontro. E ci piaceva questa idea di questo titolo. Molto originale. Sì, dimmi, dimmi, dimmi. No, dico molto originale. Grazie, sì. Grazie. Noi salutiamo la tua amica perché auguriamo un grosso in bocca al lupo anche a lei, visto che collabora con te. Certo, sì, grazie. Per me è stato veramente un piacere poterti conoscerti meglio e ti auguro che il Signore possa realizzare ciò che porti nel cuore. Lo spero anch'io e ti ringrazio e ringrazio tutti voi anche. Grazie a te, a presto. Ciao, ciao. Ragazzi, Francesco è davvero un ragazzo molto profondo, pieno di sogni e di iniziative. Lo ringraziamo per averci fatto compagnia e gli auguriamo il meglio. Bene, per oggi questo appuntamento è giunto al termine. Mi raccomando ragazzi, se conoscete un talento non esitate a contattarci, perché come già sapete Radio Smeraldo siete voi. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e per rimanere sempre aggiornati potete trovarci anche su Facebook e Instagram. Un bacione dalla Sita e a presto!